una buona giornata al notaio Giorgia Manzini. Buongiorno a tutti, come state? Tutto bene? Resistiamo, notaio. Allora, oggi parliamo di diritto e fisco, ci sono delle novità. Sì, parliamo dei nostri soldi. Sappiamo che è uscito l'8 aprile il decreto liquidità. Di liquidità ne è arrivata poca per il momento. Il giorno di Pasquetta l'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare, la numero 9/E, per chiarire i quesiti suscitati appunto da questa normativa in materia di accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici delle nostre aziende, di interventi sulla salute e sul lavoro e di proroga di alcuni termini vari di cui parleremo. Cos'è cambiato per i notai? Non è cambiato nulla perché noi dall'inizio dell'emergenza abbiamo applicato quella che stamattina si legge sui giornali, le 4D della Regione Lombardia, e cioè il distanziamento fra le persone, i dispositivi sanitari, ci siamo dotati immediatamente di disinfettanti con le mascherine, abbiamo avuto qualche problema reale, perché, come tutti del resto. Ci siamo attrezzati per un'organizzazione del lavoro in modo digitale, quindi la D del digitale, lo smart working, poi per il resto i rogiti digitali devono sempre essere firmati, sia quelli cartacei che quelli digitali, con la presenza fisica del notaio. Quindi per il momento, con la normativa attuale, la presenza fisica del notaio è inderogabile, ma con le debite precauzioni abbiamo continuato ad operare e quindi a risolvere le urgenze della popolazione anche nei territori più disagiati. Mi riferisco per esempio ai colleghi di Piacenza che hanno vissuto una situazione veramente drammatica di cui forse si parla poco. Siamo rimasti tutti aperti per dare risposte alla cittadinanza. È uscito sul giornale infatti che i notai potevano riaprire dopo Pasqua, dopo il 14 aprile, perché sono considerati a rischio basso col fatto che siamo pubblici ufficiali, ma come liberi professionisti ci possiamo organizzare con questo distanziamento, con questi dispositivi e con il lavoro digitale. Ecco, in realtà vogliamo sottolineare qui, Susanna, lo abbiamo sempre fatto, lo diciamo dall'inizio, noi siamo rimasti aperti, siamo certamente considerati un'attività essenziale, siamo anche obbligati dalla nostra legge notarile, ma con orgoglio abbiamo resistito in momenti anche in cui obiettivamente in Emilia-Romagna c'era un po' di paura. Per il resto, quindi, noi continuiamo ad operare per le urgenze e le necessità dei cittadini. I termini e le scadenze vengono modificati continuamente, quindi ora andremo a parlare di cosa è cambiato con l'ultimo decreto liquidità. Ecco, notaio, a proposito di nuove norme, a proposito di scadenze e requisiti fiscali, cambia qualcosa per chi deve acquistare la prima casa? Per la prima casa devono sussistere dei requisiti per poter godere delle agevolazioni fiscali, e cioè per potersi avvantaggiare di un'aliquota ridotta dell'imposta di registro al 2% sulla base imponibile del valore catastale del nostro immobile. C'è anche un'IVA ridotta se si acquista un atto soggetto ad IVA, ma occorre rispettare i requisiti di legge. Per esempio, occorre spostare la residenza nel nuovo immobile entro 18 mesi dall'acquisto. Magari si devono effettuare dei lavori di ristrutturazione e quindi questi 18 mesi è stato chiarito nell'ultima normativa che vengono allungati di ben 313 giorni, cioè nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 c'è una sospensione, non si contano questi giorni. Quindi chi compra in questo periodo comincia a contare il termine dei 18 mesi per spostare la residenza dal 1 gennaio 2021. Chi ha acquistato prima ha dovuto interrompere i lavori di ristrutturazione perché l'edilizia purtroppo è una di quelle attività sospese, speriamo ancora per poco, e quindi non può ultimare la ristrutturazione dell'immobile. Ecco, c'è questo allungamento del termine di ben 313 giorni. È stato allungato anche il termine di un anno per il riacquisto della prima casa per poter godere del credito di imposta, cioè recuperare le
l'imposta pagata con il primo acquisto quando si cambia casa e per non decadere dalle agevolazioni. Anche questo anno viene allungato di 313 giorni, quindi se comincia a decorrere dopo il 23 febbraio si comincia a contare l'anno dal primo gennaio 2021. Se decorreva già, si sospende fino alla fine dell'anno. Invece c'è un termine di 5 anni che chi ha comprato casa conosce perché il notaio lo ha avvertito. 5 anni in cui tendenzialmente se si rivende la prima casa acquistata con i benefici fiscali, lo Stato considera questa rivendita come una speculazione e quindi ciò comporta una decadenza dai benefici fiscali. Se si rivende nei 5 anni lo si può fare, ma si decade dai benefici fiscali prima casa a meno che non si riacquisti un'altra abitazione da adibire a prima casa entro un anno dalla rivendita. Abbiamo visto che questo anno è stato allungato, sospeso il termine. I 5 anni invece in cui si considera che la rivendita sia una speculazione rimangono invariati. Dice l'Agenzia delle Entrate nella circolare uscita a Pasquetta il 13 aprile che sarebbe un allungamento a danno del cittadino. Quindi i 5 anni per la rivendita rimangono invariati. Se si rivende in questo periodo e sono già decorsi i 5 anni, allora non si decade più dalle agevolazioni fiscali. Notaio, c'è una domanda. Una signora che è proprietaria di un appartamento su cui la mamma aveva l'usufrutto. La mamma è deceduta. La signora chiede cosa deve fare per essere in regola. Per essere in regola la signora deve presentare una denuncia di variazione al catasto con cui si fa una riunione di usufrutto. Come funziona? L'usufrutto è un diritto temporaneo che si estingue con la morte della persona, si estingue automaticamente, quindi la nuda proprietà di questa signora ha riacquistato la pienezza, quindi la piena proprietà, al momento della morte della madre. È un meccanismo automatico, è un meccanismo gratis, non viene tassato e quindi non occorre, se non ci sono altri beni, questo ricongiungimento dell'usufrutto alla nuda proprietà non va inserito nella denuncia di successione. Occorre però cancellare il nome della mamma dal catasto. Non ci sono scadenze, lo può fare tranquillamente quando l'emergenza sarà passata, speriamo fra poche settimane che siano rimossi alcuni limiti alla mobilità. In ogni caso può rivolgersi a un notaio, sono operazioni che si compiono anche online, dunque è possibile con il certificato di morte cancellare il nome della mamma dal catasto, ma non è nulla di urgente. Ecco notaio, un'altra domanda molto diffusa in questo momento riguarda il pagamento della rata del mutuo per la prima casa. C'è qualche novità prevista dal cosiddetto decreto liquidità? Sì, è stata aggiunta una modifica che era molto richiesta perché inizialmente i requisiti per poter sospendere il pagamento della rata del mutuo prima casa fino a 18 mesi, secondo il decreto Cura Italia, erano di avere un mutuo per l'acquisto della prima casa entro i 250.000 euro, di avere un ISEE entro i 30.000 euro, ISEE che poi è stato chiarito non è necessario presentare, è un documento in più, quindi che in questo periodo è consentita un'autocertificazione. E inoltre era previsto questa sospensione del pagamento della rata solo per i mutui in ammortamento da almeno un anno. In realtà gli acquirenti, i nostri acquirenti che hanno comprato da pochi mesi, sarebbero stati penalizzati e quindi nel decreto liquidità è stata modificata questa norma per cui anche i mutui più recenti possono venire sospesi. E poi era previsto che anche per le persone che erano già in difficoltà nel pagamento, il ritardo nel pagamento delle rate, quindi se c'era una difficoltà prima, a maggior ragione ci sarà una difficoltà adesso, il ritardo non deve essere superiore ai 90 giorni. Chi ne ha diritto soggettivamente? I soggetti che hanno perso il lavoro, cioè che hanno subito una cessazione del rapporto di lavoro dipendente, del rapporto di lavoro quindi a tempo indeterminato o anche a tempo determinato, di lavoro parasubordinato, anche gli agenti sono stati inseriti e con la circolare precedente dell'Agenzia delle Entrate, la 8/E, è stato chiarito che anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti
Possono chiedere, se ricorrono le altre condizioni, la sospensione del mutuo prima casa, se possono dimostrare un calo di fatturato del 33% rispetto all'ultimo trimestre del 2019. Allora, notaio, invece per quanto riguarda le misure di accesso al credito alle imprese, qual è il quadro aggiornato dei provvedimenti? Il decreto liquidità ha previsto appunto una garanzia da parte dello Stato attraverso SACE SPA, che è un ramo di Cassa Depositi e Prestiti, una garanzia per le banche affinché le imprese possano avere un più snello accesso al credito. Sono stati destinati 200 miliardi, di cui almeno 30 miliardi di euro alle piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Ora, questi meccanismi ci sono, sono previsti, sono appena stati introdotti, ma non saranno di rapidissima attuazione. Quindi, purtroppo, in tutto questo sistema, che sarà anche ben congegnato, ma di soldi se ne sono visti pochi. È stato diffuso ieri il modulo per ottenere i 25.000 euro di finanziamento dalla propria banca, sempre con garanzia del fondo apposito, e anche lì il sistema, purtroppo il sistema informatico è andato in tilt. Quindi, insomma, ci sono delle difficoltà per il vero accesso al credito. La normativa c'è, per l'attuazione, la realizzazione occorre veramente ancora un po' di impegno e di pazienza. Sono poi state previste, sempre nel decreto Cura Italia, delle moratorie e delle sospensioni per le aziende, per i pagamenti dei prestiti, delle aperture di credito in essere. È stato fatto un accordo con l'ABI e poi è prevista questa moratoria Cura Italia, cosiddetta Covid, per cui si può richiedere alla propria banca, in questo specifico caso, una sospensione dei pagamenti, dei finanziamenti per 6 mesi, quindi fino al 30 settembre. È un'operazione obbligatoria per le banche, gratuita, che dà respiro fino al 30 settembre, poi vedremo se queste misure saranno prorogate. Allora, notaio, ci sono diverse domande. La prima è di un signore che ha venduto casa, ne ha comprata un'altra, però deve fare dei lavori in questa nuova casa. Però, visto che le aziende non fanno i lavori in questo momento, non sa come fare e deve lasciare la casa vecchia e non può entrare nella nuova. Cosa può fare questa persona? È un caso assolutamente tipico. L'edilizia è stata bloccata, speriamo appunto che dopo il 4 maggio venga sbloccata, per queste ristrutturazioni sono purtroppo necessità urgenti della popolazione, con tutti i presidi sono attività che possono riprendere, a mio avviso, e quindi è un caso tipico. Non si riesce a fare il trasloco, primo perché non ci sono i traslocatori, secondo perché la casa non è stata ancora ristrutturata e i lavori non sono finiti perché sono stati sospesi. Ecco, in questo caso non rimane che l'accordo con il precedente, con il nuovo acquirente, che può essere già stabilito nel rogito, cioè quando c'è una consegna differita in questo cambio casa, i notai spesso prevedono le conseguenze di un ritardo nella fuoriuscita del vecchio venditore, che ha venduto all'acquirente e che deve andare nella sua nuova casa. Spesso le conseguenze di questo ritardo sono previste anche fra le parti, con una penale per ogni giorno di ritardo. Qui ci troviamo in un momento di emergenza, di impossibilità ad adempiere e a consegnare l'immobile, in cui è tutto sospeso. Quindi occorre anche in questo caso accordarsi con l'acquirente, che sicuramente abita da un'altra parte, sta aspettando la liberazione dell'immobile, o con il pagamento di una piccola penale per ogni giorno di ritardo, come se si stesse in albergo, ovvero con un accordo che non preveda il pagamento di alcunché, dato che si tratta di una causa di forza maggiore. Siamo tutti sulla stessa barca. Sì, invece un altro dice che ha venduto un appartamento, ma la persona interessata non ha rispettato la data dell'erogito. Adesso cosa deve fare? Si ritiene libera di vendere a un altro? Non ha rispettato la data del rogito e quindi ha promesso in vendita un appartamento, ha ricevuto una caparra. Se il termine è scaduto e non è stato prorogato con l'accordo delle parti, la signora potrà trattenere la caparra e considerare il preliminare privo, il contratto preliminare, il compromesso privo di effetto, perché scaduto il termine, se non viene prorogato e c'è un inadempimento dell'altra parte, cioè è il promissario acquirente che non si è presentato a rogito,
allora lui si assumerà le conseguenze e quindi la nostra promettente venditrice potrà trattenere la caparra e naturalmente procedere alla vendita a un terzo. Talvolta, sia in questo periodo ma anche in precedenza, nei contratti preliminari noi notai inseriamo, consigliamo di inserire una condizione sospensiva o risolutiva, dipende da come viene congegnata, dell'ottenimento del finanziamento del mutuo da parte dell'acquirente, perché spesso non si riesce ad andare a rogito, ad acquistare casa, perché la banca non concede il mutuo. E in questo periodo di cassa integrazione, di grandi sconvolgimenti economici, può succedere che chi ha perso il lavoro, chi è in cassa integrazione, chi aveva un contratto a tempo determinato abbia un merito creditizio inferiore a prima e quindi la banca si sia tirata indietro. Occorre vedere quindi come è stato fatto il preliminare, se c'è questa condizione e il tutto è legato all'ottenimento del mutuo, non è colpa dell'acquirente. Se l'acquirente si è tirato indietro perché ha ritenuto in questo momento di non dover procedere, perderà la caparra e la signora sarà libera di procedere con altre trattative. Notaio, non abbiamo più il tempo, però dico a tutti i telespettatori che hanno scritto i messaggi che lei torna ogni giovedì, anche in questa emergenza, anzi abbiamo ancora più bisogno di lei. Io sono a disposizione anche in studio, avendo più tempo libero, naturalmente rispondo anche al telefono, sono a disposizione dei nostri teleascoltatori. Grazie mille notaio, a presto, a giovedì prossimo e appunto gli ascoltatori possono fare riferimento al suo studio. Grazie mille.